Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è lunedì 4 settembre ed io mi sono svegliato pronto alle 8 del mattino perché fra poco dovrò andarmene da qui per tutto l'anno. Infatti, oggi torno a Milano. Come ben sapete, io vivo a Milano da settembre scorso per l'università e quindi oggi è arrivato il fatidico momento di andare via dalla mia cara Sardegna con il bellissimo mare e tornare nella City. Non sono affatto dispiaciuto di questo, anzi in realtà sono felicissimo, sono contento di essermi goduto le vacanze qua, ma ovviamente è tempo di tornare, fra un po' iniziare l'università, ho vari impegni. Sono le 8:20 e io ho l'aereo alle 11:40. Questo vuol dire che dovrò essere lì almeno un'ora prima e dovrò anche partire un bel po' prima perché è relativamente lontano da casa mia, almeno una buona mezz'oretta, 40 minuti per arrivarci e poi devo anche andare a salutare i miei nonni perché ieri sono andato da mio nonno, ma mia nonna era in giro, non lo so, quindi non l'ho trovata. Devo tornare per salutare anche lei, non, giustamente. Quindi niente, vloggerò tutta la giornata dato che voglio assolutamente essere più attivo qui su YouTube. Quindi quale migliore occasione per vloggare se non il mio ritorno a Milano nella mia casetta da sistemare tutta quanta. Tra l'altro devo anche studiare oggi stesso perché sono un po' in ritardo, in scadenza con i tempi. Quindi appena torno devo immediatamente mettermi a studiare. Direi che il relax degli ultimi 2 mesi è bastato. Qui abbiamo le 3.000 cose che ho sistemato per farmi mettere tutto all'interno di un pacco, perché ovviamente non poteva starci questa cosa nella valigia, nello zaino, perché ho solo la valigia da 10 kg e lo zaino che è appunto questo, ma già potete notare quanto è grosso. Qui è strapieno e qua devo metterci ancora tutto il cibo, quindi immaginate cosa diventerà. Questa è la roba che ho selezionato per il viaggio, super comodo, la maglietta nera e questi pantaloni fake jeans beigiolini, e ai piedi metterò le New Balance. Ora qui il cibo è talmente tanto che ho dovuto prendere una borsa frigo intera. Abbiamo delle pancettine, del brie, questa qui che noi ci mangiamo come se non ci fosse un domani. Poi abbiamo altro guanciale, pancetta, di tutto perché questo qua lo utilizziamo tantissimo per fare la pasta. E poi, vabbè, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Qui alla maggior parte delle persone non piace, però la bottarga, io ne vado matto, ce ne sono tipo 4 qui dentro. E niente, questa è la borsa frigo, è abbastanza grande, deve entrarci lì dentro. Non so come. Allora, chiudiamo. Ce l'ho fatta, però guardate quanto è grosso. Siamo in macchina, partiti, direzione casa di mio fratello che abita a 10 minuti dall'aeroporto. Quindi ci fermiamo un attimo da lui e poi partiamo direttamente tutti insieme. Cioè io partiamo in macchina tutti insieme e poi io parto da solo. No, vengo anch'io. Sì, tu sì, perché MD? E niente, siamo quasi arrivati. Manca poco. Ci siamo quasi. Sistemiamo tutto nella macchina e poi partiamo. Mancano 5 minuti ad arrivare praticamente. Madonna, questi capelli sono osceni, letteralmente. Siamo pronti per l'imbarco. Sto registrando col telefono, ma sono appena arrivato a Milano Linate. Adesso cerco di capire dove la metro e la prendo, anche se devo ancora attivare l'abbonamento. Ah, aiuto. Wow! Tutto così nuovo, sono abituato a Malpensa dove fa tutto schifo. Bene, scendo giù alla metro e cerco di capire come attivare tutto quanto.
Amici, sono appena tornato a casa, mi scuso per queste condizioni e per il cambio di qualità, perché prima ho utilizzato il telefono per non portare fuori la macchina fotografica, perché avevo assolutamente paura che me la rubassero in centro, giustamente. È ora di pranzo, in realtà è ben passata l'ora di pranzo, sono ormai le 14:30 e io mi sono preso il polletto da Chick. Ho preso le patatine fritte e 5 nuggets con la Pepsi. Adesso mangio in tranquillità mentre guardo un video su YouTube e poi ci aggiorniamo dopo. Ho appena finito di sistemare letteralmente tutto quanto. Sembro un pazzo, questi capelli così, ma non importa, tanto voi mi avete visto letteralmente in ogni condizione. Guardate finalmente la mia cameretta. Ah, che bello, non mi riprendo ulteriormente perché non ho abiti in corpo. E niente, l'unico problema è che non funziona l'acqua. Cioè letteralmente non va. Guardate. Yeah, quindi non so che cosa fare. Ho mandato un messaggio ai ragazzi che gestiscono la casa e adesso attenderò una risposta da parte loro. Ho anche acceso il mio amico perché si schiatta. Appena sono arrivato c'era un bel freschetto, entrava una bellissima aria. Adesso no, c'è di nuovo caldissimo, quindi attendo che mi rispondano i ragazzi della casa e poi vedrò che cosa fare. Intanto ora mi rilasso un attimino prima di iniziare a studiare. Amici, me ne sto totalmente fregando dello studio. Oddio, che cos'è? Perché sta zoomando e perché c'è questa luce divina? Un attimo. Mio location, ma il discorso è sempre lo stesso. Sto abbandonando i miei doveri da studente in quanto non sto studiando, ma sto andando a fare la spesa perché letteralmente a casa non c'è assolutamente niente. Qui ho messo con il Gacal tutti i filtri dei rubinetti per capire se è quello il motivo. Speriamo bene perché veramente io urlo. Cioè non posso solo lavarmi, cioè mi sono lavato le mani con un filo d'acqua letteralmente. Ecco. Tra l'altro almeno qui posso tornare ad uscire con le ciabattine perché tanto non mi conosce nessuno. Una calza. Bellissimo. Il casino della città però non mi era affatto mancato. Nel mio paesino c'era una calma assurda. Sono tornato e adesso vi faccio un bellissimo svuota spesa di tutto quello che ho acquistato come prima spesa al rientro. Ho preso delle piadine. Poi ho preso degli hamburger di pollo che probabilmente non rimarranno hamburger ma li trasformerò in qualcos'altro. Poi ho preso queste sottilissime di lonza perché tutto il resto costava non avete capito quanto. Ho preso del gelato al limone che adesso devo correre a mettere in freezer se no si squaglia. Poi ho preso della provola affumicata o dolce, non lo so. Poi ho preso il prosciutto crudo. Poi ho preso delle zucchine per qualsiasi evenienza perché stanno bene su tutto. Da dire che io prima di trasferirmi qua non le mangiavo assolutamente, ma vabbè. Poi ho preso delle uova, giusto due se voglio farmi una carbonara o voglio mangiare le uova. Poi ho preso del pane che finirà anche questo in freezer. Poi ketchup e maionese, rigorosamente del Carrefour perché alla Lidl col cavolo che ci arrivavo. Poi della panna da cucina, sempre questa qui del Carrefour. E infine, credo, sì, dei succhi alla pesca così per non rimanere asciutti. Vado a sistemare tutto quanto. Eccoci tornati, sono circa le 6:30. Io fra pochissimo ho un incontro con quello che gestisce la casa per appunto i problemi di cui vi ho parlato prima con l'acqua, perché ancora non si è risolto nonostante siano passate 6 ore. E niente, io sono qui che studio. Sto studiando da circa 2 ore, no, 1 ora e mezza, e ho studiato 2 pagine e mezza. Molto bene, molto molto male perché ho in tutto 15 pagine, ma alla fine me la sto prendendo molto scialla, molto con calma, perché tanto è letteralmente impossibile sapere tutto a memoria, quindi non importa. È una cosa che ho già studiato più volte, questa è la terza, lol, e spero che vada bene, spero di passarlo perché non ne posso veramente più.
Mi sono completamente dimenticato di registrare. Sono le 21. Sì, esattamente, manca un minuto. E niente, è stato un'ora qui il manager, diciamo, di questa casa. Abbiamo parlato per un'ora intera. Ci siamo un attimo aggiornati su alcune cose che riguardano la casa e varie ed eventuality per il futuro. E nada, ho cenato. Ovviamente l'acqua non funziona ancora, verrà domani il manutentore, l'idraulico, per sistemare la cosa. Quindi ho dovuto mangiare la cosa più che meno sporcasse la cucina. Quindi mi sono fatto una piadina, mi sono assolutamente dimenticato di riprendere, dimenticato. Ho sistemato tutto quanto e adesso sono qui a letto con i miei cari appunti, perché appunto mi ha portato via un'ora della mia vita, quindi non ho potuto assolutamente studiare niente. Ora proseguirò un attimino e poi mi fermo perché non ne ho assolutamente più voglia, sono stanchissimo. Bene amici, ho finito, scusate per questa sirena che ovviamente è sempre presente qui a Milano. Attendiamo che passi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi alcun video. È stata una giornata super pesante, ma sono molto felice di essere tornato qui, un po' meno di essere da solo, ma già da domani rincontrerò una mia amica che non vedo da tantissimo tempo. Ovviamente seguite su TikTok che pubblico i video vlog ogni giorno. Finalmente posso tornare a fare i miei video fuori sede pro, che l'anno scorso vi sono piaciuti tantissimo. Quindi quest'anno torniamo ovviamente col format. Adesso io vado a dormire perché sono letteralmente distrutto. Vi saluto, vi mando un bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!